Hello guys, io sono Shane e benvenuti al TG del TG della disinformazione. Oggi ho intenzione di fare questo video aggiornamento rispetto al classico spacchettamento della domenica per rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte nel corso del tempo, privatamente, nei commenti, alcune volte anche su Discord, di Speak, Live, insomma, da alcuni utenti che volevano sapere dei piccoli chiarimenti sul mio canale. Nel frattempo vedrete scorrere alcune mie foto di cosplay del simpatico personaggio di Wolf di Payday 2 o Payday 1, insomma, a seconda del... tanto c'entrano i titoli, quindi i dettagli. Tornando a noi, mi è stato chiesto perché faccio ancora video nonostante appunto le visualizzazioni basse, che quindi non ho un pubblico effettivo, quindi perché sprecare tempo nel pubblicare contenuti? Semplicemente a me diverte fare questi video, quindi creare queste tipologie di contenuti e non mi pesa particolarmente, poi in sé per sé non è che faccio neanche contenuti che richiedano un impegno esorbitante, cioè sono piccoli video gameplay, let's play e simili in cui ci sta poco montaggio, almeno da parte mia, rispetto ad altri creator che ci mettono veramente tanto a produrre i video, quindi infatti anche per quello non è che mi aspetto un pubblico assiduo, visto il lavoro molto piccolo dietro la loro produzione. E mi è stato anche aggiunto perché non faccio più i commentari nei video, appunto, let's play simili. Semplicemente è tutto un fattore di collegamento tra quanto impegno realmente ci voglio mettere nei questi video e anche nella godibilità stessa del titolo, perché ho notato magari rispetto a quando ero molto più giovane che fare un commentary e godermi il titolo andavano a cavalletto uno con l'altro. Citiamo tipo i primi Amnesia, mentre tipo l'ultimo che sembra che il prossimo sarà l'ultimo video. Non perde un po', leggendoci il commento, perdo un po' l'enfasi del gioco, perdo un po' le emozioni, il coinvolgimento in più, citando sempre gli horror. Un tempo mi facevano molto più effetto. Ora cerco di concentrarmi silenziosamente nel giocarli, ma hanno perso il loro smalto, purtroppo. Non vorrei fare la scena del vecchietto di turno, ma l'età fa perdere nel corso del tempo proprio il coinvolgimento emotivo nel mondo del gaming. Certi giochi proprio mi annoiano, non riesco più a seguirli, ho stravolto i generi in cui un tempo giocavo e rispetto a quelli che gioco adesso. Inoltre, sempre in merito ai video, mi è stato chiesto perché ho questa programmazione fissa aggiornata rispetto magari ad altri creator che hanno una, come posso dire, programmazione variabile di video. Semplicemente a me piace essere preciso e ordinato. Quindi mi piace mettere i titoli precisi, numerati, in modo che magari chi vuole recuperarsi un episodio di qualcosa lo può andare a recuperare senza dover diventare pazzo. E anche un fattore tecnico, cioè so che tipo ho fatto questo let's play, mi dura 8 episodi, cerco di giocare sul fatto che entro una precisa data voglio averli pubblicati tutti, o comunque voglio fare in modo che determinate giornate siano coperte da determinate tipologie di video. Poi in sé per sé non è che cambia più di tanto, perché i video rimangono sempre quelli, il numero rimane sempre quello, potrei sparare un let's play di 7 giorni in una singola settimana, ma questa tipologia di pubblicazione mi irrita abbastanza. Riesco a avere il lunedì c'è quello, il martedì c'è quello, eccetera, eccetera, eccetera. Poi mi è stato chiesto perché fai gameplay senza una finalità, i famosi let's try. Semplicemente sono video di let's play, che era partita quella l'idea, che semplicemente ho fatto l'episodio, l'ho giocato e non mi ha coinvolto abbastanza per dire, cavolo, sto titolo lo voglio portare dall'inizio alla fine. E ci sono tantissimi titoli anche nel passato che hanno avuto un inizio, 4-5 episodi e poi puff, sparite nel nulla. Quindi lo gioco, registro, faccio un attimo mente locale del sono sicuro che questo lo porto dall'inizio alla fine? Sì? No. Non lo porto? Il video l'ho fatto, diventa un gameplay. Il video l'ho fatto, lo porto,
non diventa un let's play e non viene pubblicato di norma finché non ho tutti gli episodi registrati. Ci sono pochi adesso titoli che sto giocando ma non ho tutti i video e sto ancora registrandoli. Faccio un esempio, Xenoverse viene da Twitch direttamente preso, tutti i VOD vengono presi da lì e vengono caricati sul canale, quindi so che lo porterò fino alla fine quel titolo, perché comunque i giochi di quel genere mi piacciono, ma altri che verranno anche caricati no. Proprio collegato al discorso di questi VOD, perché fai le Twitch in maniera random? Semplicemente non ho ancora un metro tecnico di quanto fare i video, cioè che giornate fare, non mi manca ancora la webcam, non l'ho comprata, il tempo, i prodotti da portare, il silenzio in casa. Quindi per il momento il gioco del sito Viola, perché chiamiamolo così come lo chiamano tutti su YouTube, è una cosa più just for fun. Poi non ho mai trasformato YouTube o Twitch, e non avrò neanche mai nella mia testa di crearci un lavoro dietro. Quindi è più proprio un divertiamoci, portiamo un contenuto perché mi va di portarlo in quella determinata giornata. Niente di più, niente di meno. Domanda invece esistenziale, per quanto ancora Shen farai dei video? Allora, tecnicamente non ho mai pensato di smettere di fare video, perché comunque è una cosa che mi diverte registrare, soprattutto insieme alla mia combriccola, quindi video divertenti tutti quanti insieme. E anche in solitaria mi diverte e mi stimola quell'idea del se registro certi giochi sono più portati a completarli rispetto a non registrarli. E il fatto stesso di registrarli non mi occupa tecnicamente uno sforzo particolare, in senso sto giocando un titolo. Cosa mi cambia da giocarlo senza premere il tasto F9 nel mio Shadowplay oppure giocarlo senza premere F9? Molti titoli, infatti, li ho giocati, li ho iniziati a registrare e molti non sono neanche mai stati pubblicati perché ho notato veramente che era un gameplay pietoso oppure il semplice fatto che mi sino stavo annoiando bestia, quindi dopo 15 minuti ho detto no, fermi tutti, questo titolo va nel famoso tasto destro uninstall del cestino ed è inutile caricare sto video. Quindi se per sé non penso che ci sarà mai una vera e propria fine, finché forse non arriverò al momento di dire perché sto sprecando banda, perché sto sprecando il mio tempo, tanto vale farla finita una volta per tutte e non sovraccaricare i server di YouTube con video che nessuno guarderà? Probabilmente arriverà quel momento, ma finché non mi partirà questo pensiero nella testa. Piace che il mio microfono a un certo punto mi ha abbandonato. E infine abbiamo un'ultima domanda. Come ti senti di aver perso il tuo pubblico? Lo so, semplicemente non è che mi sorprenda. Diminuire la qualità di video, diminuire i contenuti, non creare niente di innovativo, più ormai YouTube è strapieno di nomi, persone che fanno genere di ogni singola cosa. Cosa posso aspettarmi? Non riesco a stare dietro a determinate tipologie di qualità, quindi ho accettato il mio destino, che un po' mi è capitato, ma per un buon 95% me lo sono scelto da solo, di che il mio canale andasse alla deriva. Faccio un esempio, quando eravamo arrivati a 5.800 iscritti, stavo ancora tirando avanti la barca, anche se tra scogli molto pericolosi. Da lì ho deciso esplicitamente di lasciare il timone ed è normale che si vada verso un determinato tipo di finale. Fatto sta che ho risposto a queste domande, spero che questo piccolo video di aggiornamento, anche se un pochino lungo, vi sia stato utile. Noi come sempre ci vediamo per la classica programmazione che inizierà la prossima settimana, tanto continua sempre uguale, con l'arrivo di nuovi let's play perché ormai Desperados e Amnesia li abbiamo praticamente finiti. Spero che per chi ha ascoltato il video fin qua vi continuerà a seguire, quindi lascia un like, un commentino e
Buona continuazione di divertimento nel mondo di Scendi Videogamer. Bye bye. Ciao!